Alimenti e salute, un'agricoltura che produca buono, pulito e giusto. Decliniamo secondo queste tre parole questo tema. Buono, nel libro, nell'ultimo libro di Carlo Petrini, che si intitola Cibo e Libertà, Carlo Petrini riprende il concetto del buono, pulito e giusto, definendolo in questo modo, cioè il buono, l'attenzione alla qualità organolettica, al piacere, al gusto intenso anche in termini culturali. Il pulito è la sostenibilità, la durabilità di tutti i processi legati al cibo, dalla semina nel rispetto della biodiversità, passando per la coltivazione, alla raccolta, dalla trasformazione ai trasporti, alla distribuzione, al consumo finale, senza sprechi e attraverso scelte consapevoli. E il giusto, cioè senza sfruttamenti diretti o indiretti di chi lavora nelle campagne, con retribuzioni gratificanti e sufficienti e mantenendo al contempo il rispetto delle tasche di chi compra, valorizzando equità, solidarietà, dono e condivisione. Concetti apparentemente semplici, ma che in realtà sono densi di tanti aspetti che sono legati al cibo. Dice, questo insieme di valori oggi, se continua sempre Petrini, è di grande attualità. C'è chi si è specializzato nel promuoverli o difenderli anche solo in parte, ma pochi colgono la portata dell'insieme, la preziosità dei collegamenti nascosti. E questo è un concetto molto importante perché tanti anni di cultura riduzionista delle nostre società occidentali mirano, guardano al cibo come soltanto chi lo produce, come chi lo mangia, come chi lo cucina. In realtà è tutto strettamente collegato ed è un aspetto questo che si tende a non considerare. Dice, non si può guardare al cibo da un solo punto di vista, seguendo unicamente e separatamente il buono, cioè chi si gode ovviamente degli assaggi, delle degustazioni, andare nei posti dove si mangia stellato. E quindi chi guarda il buono, chi guarda il pulito oppure il giusto, quindi ognuno vede uno spicchio di questa realtà. Ma c'è chi era ossessionato dal buono e ha fatto passi avanti verso il pulito, chi voleva soltanto il giusto e il pulito, ma si è accorto di quanto fosse importante il buono. Questo lo sanno perfettamente le mamme che cercano il pulito per i loro bambini e poi non mangiano, perché ovviamente la roba preparata in fretta e furia a casa, poi dopo non viene gradita dai piccoli. E vedete, c'è il buono, adesso prendo questi tre aspetti, il buono, ma c'è anche il troppo buono. C'è troppo buono perché per fare un troppo buono che cosa basta? Tre cose, zucchero, grassi e sale. E poi ci sono anche altre cose che vedremo dopo. Questo è un buonissimo. Però questo buonissimo qua c'ha 6 grammi di zuccheri a pezzo. 6 grammi sono un cucchiaio alla minestra raso, ogni pezzettino, ognuna di queste merendine. E più ci sono 3 grammi e 3 di grassi saturi. Sono dei grassi che certo non aiutano a prevenire certi problemi. Guardate questo. Il buono è anche, scusate, no, questa non c'entra nulla, eccolo qua, è zucchero ancora, una colazione con Nesquik, biscotti e succo d'arancia, siamo a 34 grammi. 34 grammi di zucchero sono 3 cucchiai da minestra colmi, subito di prima mattina. Poi se faccio qualche sostituzione, ci metto 2 merendine al posto dello zucchero, siamo a 40. Se ci metto una fettina di torta al posto delle zucchero, siamo a 50 grammi di zucchero tanto per partire. Voi capite che qua il pancreas di questi bambini deve fare uno sforzo di secrezione di insulina piuttosto intenso. Tant'è che i pediatri devono fronteggiare un aumento un po' preoccupante di diabete di tipo 2 già in età scolare. Guardate un po' come era una volta, latte intero di qualità, pane integrale, burro e marmellata, 10 grammi di zucchero. Qualcuno forse se la ricorda anche questa colazione qua,
ma è completamente dimenticata nella realtà di oggi. E cibo da piacere, la gastronomia da piacere, questo fa sì che il cibo non viene utilizzato dal nostro organismo, abbiamo fame quando i nutrienti che abbiamo nel sangue diminuiscono, quindi c'è un ometto dentro di noi che ci dice vai a mangiare che mi manca benzina, e questo è un rinforzo positivo, però esiste anche quando siamo un po' stressati un'altra parte, un altro ometto dentro di noi che dice guarda mi procuri un po' di serotonina, un po' di dopamina, cioè un po' di piacere, abbiamo bisogno di relax. E quindi mangiamo non per coprire dei fabbisogni, ma per soddisfare l'esigenza legata allo stress. E questo è il cibo, vedete, fa queste due cose, però le fa talmente bene, purtroppo succede anche questo. Che già in questa età qua, questo piacere viene reiterato, perché qualsiasi cosa che dà piacere dà anche tolleranza. Per cui per avere lo stesso piacere bisogna aumentare il livello, le quantità di quello che ci dà piacere. E questi sono i risultati. Poi ovviamente c'è anche qualche studio un pochino più malizioso che dice ma insomma forse in alcuni cibi ci sono delle sostanze che solo da sole riescono a dare tolleranza, no? Danno piacere, creano un po' di dipendenza, come nelle patatine fritte per esempio, oppure come nella carne, questa molecola qua potrebbe essere, avere un ruolo in questo, in questa direzione. E quindi golosi si nasce, guardate un po' i bambini, sono particolarmente sensibili a dolce, grasso e salato, secondo voi per quale motivo? Perché è un organismo in crescita e quindi deve essere spinto fortemente verso questi nutrienti che gli servono per crescere. Quindi il bambino più dell'adulto ha queste spinte. E hanno una forte repulsione per l'amaro. L'organismo ancora giovane funziona bene, quindi non gli servono come a noi che siamo un po' là con l'età e ci serve qualche polifenolo, qualche antiossidante, sono tutti amari o amarognoli, e allora ci piacciono un po' di più gli amari. Dopo gli over, pianta, comincia un po' questa, cambia il gusto. Però al bambino è difficile farglieli accettare, pur essendo importante. Una volta non c'erano che questi e quindi questi mangiavano. Ovviamente ci c'entra molto, e qui è fondamentale, l'educazione che viene fatta in casa e che crea grossi problemi. Per cui una volta, vedete, andavamo avanti, i nostri antenati andavano avanti praticamente con pochissimi grassi, con zuccheri che non esistevano, erano tutti zuccheri complessi o anche semplici, però presenti in alimenti dove non erano così concentrati come nella merendina che avete visto prima. C'era un sacco di fibra, fibra da tutte le parti, per cui questi alimenti avevano una densità calorica molto, molto grande, molto lassa, diciamo. E poi, guardate, il sale, non c'era sto sale qua. Oggi non costa niente, lo portiamo a pacchetti. Per cui questi signori qua, questo era il dolce di una volta, questa era l'unica fonte di zucchero. Avete visto cosa sono? Questi sono alveari. Quel signore là sta affumicando un favo e quante punture di altro prenderà quel signore lì? Voi capite che quello diventa subito un alimento prezioso. Chi lo mangiava? I ricchi. Perché era un dono da fare ai potenti questo qua. Oggi non è più così, costa niente sto miele, ma costa ancora meno lo zucchero. E anche questo era un animale piuttosto grassottello, questo era un mammut, questa era una delle fonti di grasso dei nostri antenati. Però vedete che qualche rischio si correva, qualcuno ci finiva sotto questo mammut qua. No, quindi c'era da correre qualche rischio. E perché ricorrevano questo rischio? Perché poi c'era il piacere di averlo mangiato. Noi ci siamo evoluti con questo sistema. Per cui ancora oggi abbiamo questi gusti qua. Queste sono le vie del sale.
Guardate con che fatica si trasportava questa merce, si sono combattute guerre per il sale. Era un elemento preziosissimo. Quindi grasso, zucchero e sale erano tutto, facevano parte di tutto fuorché del nostro quotidiano, soprattutto della gente normale. Oggi non costano nulla, però noi ancora li andiamo a cercare come se fossero una rarità. E quindi ci abituiamo, non tanto come questo signore Paolo, lei conoscete questo filmato qua, questo qua è il grande critico, è il gastronomo, tanto per rientrare in tema, il quale però da bambino c'era sua mamma e gli faceva le verdure, no? E quindi per lui il piatto evocativo era la verdura. Gli hanno dato del pazzo al topo, dice, ma cosa gli fai? Gli fai la ratatouille, il piatto povero dei francesi. E lui dice, no, perché vado all'età. Lui aveva capito che da bambino la mamma gli faceva questa roba qua, che quindi per lui era evocativa. Infatti, come la mette in bocca, va data l'espressione, ma oh, che buono, perché era il suo piatto da bambino. Per cui questo è il problema di oggi, questo buono può essere troppo buono, purtroppo è troppo buono, e questo è quello che è successo. Questo è un pediatra di Parma, e dice, vedete, il balzo tecnologico, la prepotente pubblicità mediatica, i cibi pronti stanno rapidamente svalutando il buon senso della tradizione e facendo perdere il controllo della qualità e del buon uso degli alimenti. Ieri ero al supermercato a Valeggio e si ragionava, insomma la gente non lo sa, si va nel supermercato e si va a prendere quale cesto di insalata, quello un po' più verde delle foglie e bianco al gambo, perché dice se è bianco è fresco. E non è mica vero, perché li mondano la sera questi cesti di insalata. Per cui è bello bianco semplicemente perché è un cesto di insalata vecchio a cui si levano le foglie superficiali. E poi si fa un tagliettino nel gambo e sembra colto adesso. Lo si capisce perché è piccolo, che a forza di foglie, le foglie esterne è diventato piccolo. Ma in realtà è un'insalata vecchia. Vecchia, si parla di 30 giorni. In famiglia, anche questo la gente non lo sa. In famiglia si dedica sempre meno tempo alla preparazione di cibi e sempre più massiccia alla presenza di cibi che soddisfano il gusto dei bambini, sostituendo i sapori e gli odori evocativi dei piatti della festa. La merendina che ho fatto vedere prima non è certo quella della festa, quella di tutti i giorni. Per cui il bambino si tara subito su un livello di grassi, zucchero e sale altissimo, quindi l'aspettativa è molto alta, anche perché poi insieme a sta roba ci mettiamo degli insaporitori, cioè molecole che danno ancora piacere, che stimolano il piacere di chi le mangia. Quindi quando poi gli si fanno dei cibi normali, tra virgolette, fatti anche un po' in fretta, non li mangiano. Tant'è che vedete in Francia fanno delle scuole, nelle scuole fanno riabilitazione al gusto. Per cui oggi, vedete, il buono è quello là sulla destra, scusate, sulla sinistra. È cattivo questo qua sulla destra, e farlo mangiare ai bambini, se non sono abituati, si fa. È molto duro. Il guaio qual è? È che si pensa che si possa, questo è un po' il guaio, mangiare in quel modo lì e poi dopo se si mangiano queste altre robe facciamo pari con la salute. Non è così, non funzioniamo in questo modo purtroppo. Il benessere passa dall'alimentazione di questo tipo, la dieta mediterranea. La mediterranea è fatta di una montagna di verdura, una montagna di frutta e cereali integrali. Se li mettete insieme nei vostri fabbisogni per la spesa settimanale, prendete paura, perché vedreste un carrello pieno di questa roba e andate a vedere il carrello del vicino che è pieno di fettine di carne, di merendine, di cose confezionate, di bibite zuccherate. Per cui siamo lontanissimi da questo tipo di alimentazione. Quindi il buono a cosa serviva? Una volta serviva per capire, queste sono varietà antiche di mele, serviva per capire qual era la mela più adatta, serviva anche per giudicarne la qualità nutrizionale.
È una scienza empirica questa roba, ma il buono che ce l'ha fatto fare la natura? Serviva per questa marea di mele capire quella che, tra virgolette, ci faceva meglio, era quella più buona. Adesso vado a vedere sopra, sono poi quale mangeresti? Queste qui bruttine e sporche o quelle là belle, perfette? Oggi purtroppo si mangiano quelle sopra, non che siano velenose, ma sicuramente, come vedremo dopo, non hanno le stesse caratteristiche nutrizionali di quelle sopra. Guardate che bello sto bambino, guardate la sta dimensione di questa fragola qua, è una mela. Sono fragole giganti, le abbiamo fatte noi. Guardate sto qua che c'è una fragolina così. Quale sarà più buona? Voi immaginatele di metterle in bocca, se vi è mai capitato. Immaginate adesso, bella, bella, rossa, guardate che bella. Quale sarà più dolce? Quale sarà più saporita? A voi la risposta. Per cui ormai ce ne sono di letteratura che fa vedere come in questi anni la qualità, cioè la qualità nutrizionale di quello che mangiamo è, non dico che sia decaduta, è cambiata. Oggi mangiamo cose diverse rispetto al passato. C'è chi dice che qualche anno fa i prodotti agroalimentari avevano maggiori contenuti nutrizionali, anche se sono tutti lavori scientifici, altri dicono che sono uguali, si può discutere, però sicuramente mangiamo qualcosa di diverso rispetto al passato. Vado avanti, queste sono tutte dimostrazioni. Ecco, quello che dicono questi signori, sono ricercatori americani, suggeriamo, questa è una traduzione un po' maccheronica, ma insomma, noi suggeriamo che tutte le diminuzioni reali sono nel complesso spiegate più facilmente dai cambiamenti nelle varietà coltivate tra il 1950 e il 1999. Che siamo noi che abbiamo fatto questi cambiamenti. E poi dopo è chiaro che se io mescolo in maniera diversa questi alimenti nella dieta, il mio fabbisogno li copro lo stesso. E vedete che qua ce ne sono tanti di lavori che fanno vedere che qualcosa è cambiato. Questo è il lavoro del nostro Istituto Nazionale Alimenti e Nutrizione. Vado avanti. Questo fa vedere tra prodotti biologici, c'è scritto organic, questo è conventional. Mediamente si vede che i prodotti biologici hanno un maggior contenuto di elementi nutrizionali. Il problema è questo, i cibi non sono la semplice somma delle loro componenti, bisogna andare un po' oltre. Oggi abbiamo un po' in testa il pomodoro, no? 4 volte il licopene, normale se quello previene il tumore della prostata, fidati, ma insomma non è che la presenza di una molecola dentro un alimento abbia risolto tutto, anzi, purtroppo è fuorviante, perché ci dice, posso fare qualche stupidaggio nel mangiare, però mangio queste molecole e sono a posto. Come vi dicevo prima, purtroppo non è così, perché l'interazione di un alimento con il nostro organismo è ben più complessa. Noi conosciamo benissimo gli aspetti nutrizionali, quindi il ciclo energetico, piuttosto che la sintesi delle nostre strutture. Conosciamo un po' meno che questa attività si chiama di signaling, cioè il cibo funziona come un ormone, cioè partecipa a regolare il funzionamento del nostro organismo. Poi c'è la flora batterica, la quale dentro abbiamo un numero di batteri che è 10 volte superiore al numero delle nostre cellule. Cioè non so se siamo noi ospiti loro o viceversa, Giovanna, chi vince qua? Loro? Per cui tutta sta massa di microrganismi, no? Sapete che dovete tenerli sotto controllo, giusto? Perché ovviamente cosa fanno questi signori? Questi hanno una serie di geni che noi non abbiamo. Questi geni codificano, cioè producono sostanze che a noi servono, che ci aiutano a regolarli. Per cui dobbiamo trattarli benissimo. Perché si deve mangiare fibra? Perché così si facilita il transito intestinale. Mica vero, quella è una conseguenza. Noi dobbiamo mangiare fibra perché serve a questi signori qua per stare bene in equilibrio. E in più adesso c'è da un paio d'annetti questo ultimo livello di interazione dei cibi su di noi che ha a livello genico, cioè
noi, le nostre cellule reagiscono agli stimoli attivando certi geni piuttosto che altri, no? Ma si è sempre pensato che questa attivazione, queste molecole di regolazione, di attivazione fossero interne, cioè ogni cellula si produce le sue. Invece purtroppo non è, no, purtroppo non è così. Perché guardate che i geni regolatori del riso sono stati trovati in chi li mangia, in chi mangia riso, i geni, cioè il materiale di regolazione del riso che serve al chicco per regolare le sue funzioni. Il chicco di riso ha delle molecole che servono per regolare la funzione delle cellule del chicco di riso. Però noi, una volta che abbiamo mangiato del chicco di riso, ce le ritroviamo, quelle molecole di regolazione, nel cuore, nel fegato, milza, polmone, rene, stomaco, piccolo intestino e nel cervello. Queste molecole di regolazione del riso, entrano nella parte più importante, se vogliamo, del nostro genere. Poi vedremo che cosa combinano, vedremo, nel senso che la ricerca andrà avanti. A questo ho invertito la slide. E andiamo avanti. Oltre a questo quindi il buono, avete capito che il buono ha dei significati per il nostro organismo che vanno al di là, ben al di là del significato egoistico. Poi abbiamo il pulito, e qui c'è questo, quello che sta succedendo è questo, lo faccio sempre vedere, questi sono dati dell'EFSA, quindi sono ricerche fatte dai controlli, questo è il rapporto annuale del 2008 sui pesticidi. Dal 97 al 2008 il numero massimo di pesticidi trovati, di residui trovati in un campione è passato da 8 a 29, 22, 27. E non solo, si è usato, vedete, dal 2003 al 2007, quindi soltanto in 4 anni, i pesticidi classificati come tossici o molto tossici sono passati, vedete, dall'1,76 al 2,38, dal 4,30 al 6,81. Perché? Grazie di qua. Perché gli elementi contro cui queste molecole lavorano diventano resistenti. Cioè hanno sempre meno efficacia, per cui bisogna usarli sempre più miscelati e andare alla ricerca di molecole sempre più potenti. È la stessa roba che succede negli ospedali per gli antibiotici, stare in corsa a trovare molecole che ci aiutano. Questi sono un lavoro fatto addirittura qualche anno fa in Toscana, in una scuola di città, siamo nelle scuole primarie. Sono andato a cercare i pesticidi organofosforici nelle urine e non c'era, guardate, 96 bambini su 100 avevano un residuo. Poi il 94 due residui, il 75% tre residui e quasi un bambino su 2 4 residui di organofosforici. Poi dopo non si sa quanti ftalati o quanti additivi, residui di additivi hanno nelle urine questi bambini. Per cui vedete il bombardamento di queste molecole è piuttosto pesante. Qua invece sono andati a vedere, ci sono dei gruppi, sono due pesticidi, sono andati a vedere il loro contenuto nelle urine quando si sono sottoposti al test, mangiavano convenzionale, dieta convenzionale, poi sono passati a una dieta biologica e poi hanno ripreso una dieta convenzionale. Vedete che i pesticidi sono scesi e poi risaliti. Quindi il carico di queste molecole che si ha con una dieta convenzionale, lo vedete anche voi, cioè siamo abbastanza bombardati. In più c'è questo giochino qua, l'agroalimentare è meno rischioso del commercio di stupefacenti. Per cui ci sono, questo è un libro che riporta le ultime casistiche della mafia, delle organizzazioni nell'agroalimentare, le strade sono le stesse, i porti dove si sdogana sta roba sono gli stessi della droga, si rischia meno. Poi è talmente tanta la diffusione di sta roba che si guadagna alla fine si guadagna di più.
per cui ci si sono buttati a testa bassa. Però il problema è non soltanto per il consumatore che mangia sta roba, il problema è del settore, perché vedete un danno assai pesante per il circuito onesto degli allevamenti e dei caseifici, strangolato dall'artificioso abbattimento dei costi. Cioè le organizzazioni criminali fanno dumping, per cui uno che produce normalmente si trova fuori mercato. Non solo, guardate, queste sono pomodori, l'economia agricola è già condannata, i prezzi del pomodoro da industria italiana sono scesi così tanto da non essere più remunerativi. Nel 2010 il calo è stato del 30%, non nocciolini, 30%. Per questo gli ettari coltivati si riducono di anno. Non so se avete visto l'ultimo programma di Iacona, io sono rimasto stravolto nel vedere, lo sapevo, che nei macelli tedeschi vanno a operare aziende rumene, cioè hanno mandato a casa i lavoratori tedeschi, hanno appaltato il lavoro manuale a un'azienda rumena che ovviamente fa del capodavano. In questo modo, è così vado veloce, accelero. Tant'è che vedete, c'è qua un piccolo contrasto nel Made in Italy, cioè il rapporto di Orispes e Roldiretti che dice che il 30% dei prodotti del Made in Italy sono fatti con prodotti di importazione, di materie prime di importazione. E un po' si vede anche da questi dati, perché il fatturato dal 2010 al 2013 è aumentato, ma la produzione in quantità è diminuita. Quindi è aumentato l'import come si fa in Made in Italy. Poi abbiamo questa roba qua, additivi alimentari. Volevo solo farvi vedere questo. Ah, forse non l'ho messo, ma vediamo se dopo, no? Niente. Volevo farvi vedere una tabella, vi faccio vedere. Lo sapete che questi signori qua sono 58 molecole, c'è un'assunzione giornaliera raccomandata, no? Cioè non si deve superare una certa quantità di coloranti, e 131 e 123. Io vorrei sapere se qualcuno va a vedere quanto e 123 ha mangiato nell'ultima settimana. Eppure bisognerebbe sapere. Perché hanno visto che oltre un certo questi quantitativi ci possono essere le conseguenze sulla salute. Non lo fa nessuno, questi si aggiungono a questi cibi, eccetera. Il problema è qui, che se si mangia non buono e non pulito, ci si ammala dopo 10 o 20 anni. Alzheimer, Parkinson, tumori, diabete, malattie cardiocircolatorie, allergie e intolleranze, malattie di grosso colon e poi anche queste belle robe che di solito si scoprono intorno agli ANTA, colesterolo alto, colesterolo cattivo, trigliceridi che vanno su, un po' di botte tipo iperglicemia, sovrappeso. Queste sono le anticamere a livello di malattia. Poi ce ne sono anche altre, ma ve le risparmio. Il discorso è che con le nostre scelte alimentari si potrebbe, un buono e pulito, si potrebbe ridurre l'incidenza di queste malattie in modo drammatico. E non sarà sostenibile il sistema in futuro. I nostri figli non potranno mantenere il welfare che c'è oggi. Eccolo qua. Già dal 2003 al 2008 l'aspettativa di vita in buona salute è crollata, per quel discorso che vi ho letto prima. Manca il passaggio culturale del cibo. Le mamme non hanno insegnato a queste mamme qua, nate più o meno negli anni 70-80, si è interrotto il passaggio culturale. La gente non lo sa che un bel cesto di insalata piccolo ma bianco in realtà è stato ripulito e ha qualche giorno, non è preso. Non lo si sa, una volta si sapeva, questo è un problema grossissimo non solo per noi ma per tutto il mondo occidentale, la prevenzione primaria. La prevenzione primaria, cioè quelle malattie là, si possono prevenire con il buono e il pulito. E il giusto? Guardate qua, cosa succede se non è giusto? Questi sono il capolarato anche che succede anche da noi, nel meridione, ma non solo. E guardate questo bambino qua come è conciato e questo come dà
i pesticidi nel campo. Quanti anni di vita gli diamo a questo signore qua? Pochi. Una volta era così, questo dal film 900, c'era quello che si chiama sovranità alimentare. Cosa significa? Che questi signori mangiavano quello che producevano, quindi erano i primi, era il primo controllo qualità su quello che mangiavano, erano loro, vendevano le eccedenze. E fin qui ci siamo ancora arrangiati, questa è la piazza Erbe di Padova. Quando la signora Maria andava a fare la spesa, andava a vedere fra i vari banchetti qual era la roba più buona. E quindi c'era un rapporto, anche se non proprio diretto, ma insomma, fra territorio e consumatore. Oggi invece è così. Questo è il rapporto che c'è oggi. E questa roba qua, vedete, questo è di qualche anno fa, ma è la stessa. Adesso cominciano gli asparagi. Nel 2011 erano locali, venivano dal Veneto, dalla Puglia, provenienza varia nazionale, dalla Grecia, dal Messico e da altre provenienze. Questo è il mercato di Roma. Qualcuno l'ha mangiato questa roba. E guardate un po' il giusto. Guardate cosa succede. Nella catena italiana, nella grande distribuzione, rispetto alla Francia. In Francia, se io faccio 100 il prezzo all'origine, il prodotto può essere pagato 196%, che viene quasi raddoppiato, addirittura 250% nella catena lunga. In Italia siamo a 278, cioè qua si carica il prezzo all'origine in maniera esagerata, perché anche in Germania sono al di sotto di quello che si carica in Italia. Cioè un produttore ha poco e noi paghiamo molto come consumatori. Vedete qua che differenze di prezzo ci sono fra quello che viene pagato al produttore e quello che paga, che paghiamo noi al distributore finale. C'è una differenza da pazzi. Quindi ci sono dei margini pazzeschi, quindi ci sono questi aspetti legati al giusto, cioè ci vuole una buona remunerazione affinché chi sta in campagna continui a stare in campagna, oppure quelle zone abbandonate possono essere recuperate, poi dopo ci saranno gli interventi per questo. Per cui, ma se si abbandonano questi territori, cosa succede? Non si esasperano le iniquità sociali, il paese si sviluppa nel benessere, si mantiene il territorio, il suo crescente valore globale, si mantiene un'economia che produce beni reali e non servizi e si mantiene viva l'attenzione degli individui sui valori collettivamente utili e il cibo e la convivialità, che è come Slow Food continuiamo a predicare, sono dei valori collettivamente utili, si sta insieme. E se un cibo non è giusto, come abbiamo visto, difficilmente può essere buono a tutti. Non dico è possibile, ma è difficile che sia buono per lui. Questo è un discorso fatto da Borghese, vi leggo l'ultima parte. Ricordiamo sempre che il cibo che costa poco ha alle sue radici un'ingiustizia sociale o un danno ambientale. Oppure semplicemente non è buono. Non finanziamo chi ci vuole. Questa è quella che ha detto Borghese, ha scritto Borghese su. Ma che tempo fa, vedete, la cooperazione sociale è non solo per la distribuzione dei prodotti, ma anche per la produzione. È una soluzione, perché le aziende una volta, come avete visto nel film 900, erano multifunzionali. Non si faceva soltanto cibo. Si facevano vestiti, si manteneva uno status, cioè gli anziani non andavano all'ospizio, rimanevano nella collettività. I bambini non andavano all'asilo nido, stavano nell'ambiente, stavano nella comunità. E questo sistema è un sistema che unisce produzioni buone, pulite e giuste con gli aspetti sociali. Così chiudo. Questo signore, secondo me, ha fatto un'analisi dell'Occidente molto spietata, perché dice questo. Questo è il Dalai Lama. Dice, quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Ricordatevi i panini di prima, l'hamburger e il cosino contro il colesterolo. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente
in tale maniera che non riescono a vivere né il presente né il futuro. E poi la parte più drammatica è che vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto. Ora pensateci un attimo e vediamo se la società in cui viviamo effettivamente ha queste caratteristiche oppure no. Però ecco, chi mi seguirà dopo potrà dare qualche apertura a un'agricoltura un po' più sostenibile, quindi buona, pulita e soprattutto giusta. Grazie.